Ciao a tutti e Bentornati bentornati. nel canale di Alice. Eccoci qui di nuovo con il calendario della Osborne, dove abbiamo già aperto la casella numero 1 e abbiamo trovato Cenerentola. Oggi apriremo la numero 2 che si trova dietro. Quindi adesso perfetto, quindi sempre una finestrella con tutte le decorazioni natalizie. Apriamola. Vediamo che c'è. Il dinosauro che aveva perso il ruggito. Questa favola io non la conosco. Ma anche io. Adesso vediamo il libricino insieme e vediamo di che parla questa storia. È vero? Vero? Nella foresta preistorica viveva il dinosauro Rosy. Gli piaceva da matti fare scherzi rumorosi. Se Momi raccoglieva more, si avvicinava quatto quatto. Poi ruggiva con fragore. Roar! E Momi finiva tutto imbrattato. Momi, infuriato, protestava: Rosy, il succo brucia gli occhi! Ma quello già pensava ad altri scherzi bislacchi. Bobby, in riva al mare, un bel pesce voleva acchiappare. Rosy ruggì con vigore. Roar! E dritto nell'acqua lo fece cascare. Buon bagno, caro Bobby! Gli disse gongolando. Questa me la paghi, rispose Bobby gocciolando. Muovendosi a passo felpato, Lolly era a caccia di uova. Appena Rosy la scova, roar! Ruggisce in modo esagerato. Non è una novità! Il mio ruggito è insuperato! La sera, andando a dormire, la gola era secca e dolorante. Però, appena rivide Momi, ritornò ai suoi scherzi da birbante. Ma quando provò a fare un ruggito, tutto quello che uscì fu un vagito. Ah, Rosy, hai perso il tuo ruggito! Lo scherzo è mal riuscito! Bobby era in riva al mare e Rosy partì all'attacco, ma appena provò a sbraitare, quello che uscì era fiacco. Ah, Rosy, hai perso il tuo ruggito. Lo scherzo è mal riuscito. Anche con Lolly va male. Rosy si vuole rifare. Poi il mal di gola lo assale e riesce solo a tossicchiare. Ah, Rosy, hai perso il tuo ruggito. Lo scherzo è mal riuscito. A miele e latte caldo, Rosy fa poco il monello. Sono stato troppo spavaldo e adesso sono io lo zimbello. Tornato in forma, Rosy decise di chieder perdono, ma quando cercò gli amici non c'era traccia di loro. Vagando tutto solo, Rosy iniziò a preoccuparsi. Poi vide delle orme sul suolo e sentì il suo cuore fermarsi. Seguì la scia tortuosa, correndo a più non posso. La sorpresa mostruosa era dietro il masso. Il tirannosauro! Spero con tutto se stesso di aver riacquistato la voce. Poi prese un respiro gigantesco e ruggì deciso e feroce. Roar! Il tirannosauro scappò a gamba lesta, stordito da tanto rumore. Gli amici gridarono in festa. Rosy, sei proprio un campione! E del tirannosauro che ne fu? Nessuno lo vide più, forse ancora impaurito da quel potente ruggito. Ci vediamo domani per la nuova casella. Ciao ciao! Ciao ciao!